Raga, bici caricate sul portabici significa solo una cosa: stiamo andando a girare. Oggi andiamo in un posto speciale perché è il compleanno dell'Arboreto. Tanti auguri a te! A proposito di regali, il gommista mi ha fatto un regalo, raga. Ma che bel regalo che ci ha fatto. Che è lo stesso che ha riparato quell'auto. Cazzo. Che cazzo vuoi? No? Scusami un attimo, che mi hai fermato? No, telecamera! No. Hai rotto il cazzo. A lui è andato un pochino peggio, però. Direzione Vittoria Bike Park Brembate. Per chi non lo conoscesse, Vittoria è un'azienda che fa gomme da bici da una vita. PS, non è un video assolutamente sponsorizzato. Quindi per la prima volta in Italia non sono l'unico che ha deciso di investire nel door jump. Piccolo applausino nei commenti per Vittoria. Abbiamo saputo un po' le cifre. Qualcosa come 11 milioni. Non lo so se sono giuste, però abbiamo intuito queste cifre. E si vede che li hanno spesi, raga. Si vede che hanno speso tanto, guarda che bei sanpietrini. Sono dei sanpietrini. Adesso andremo a testare tutto quello che c'è in questo nuovo parco appena costruito. Ma a proposito di compleanni e regali, ragazzi, volevo parlarvi del fatto che tra poco è Natale e anche noi abbiamo deciso di farvi un regalo. Però il regalo non è ancora pronto. Diamo la linea a Toto del futuro. Linea allo studio. Oh, grazie della linea, siamo proprio qui nello studio di Toto Natale. Perché quest'anno, siccome avete fatto i bravi, ho deciso di creare due prodottini apposta per il Natale. Così che se volete fare qualche regalino per qualche vostro amico, anche quest'anno sotto l'albero troverete il Toto. Siccome d'inverno fa freddo, altro che cappellino da Babbo Natale, questo è molto meglio, vi tiene al caldo. E c'è il logo con la patch di Toto. E poi, siccome vi era piaciuto tantissimo il primissimo guanto che aveva fatto Toto, ho deciso di creare quel guanto in versione natalizia. Quindi al posto del nero abbiamo messo il bianco. Oh, guarda qui come fittano. Almeno posso tenere la mia slitta per bene adesso. Numero limitatissimo di pezzi, quindi mi raccomando, se volete fare qualche regalo affrettatevi a farlo. Trovate il link in descrizione. Ma non è finita qui, perché ragazzi, quest'anno proprio Toto Natale vi porta proprio un bel pacchettino. Abbiamo creato una scatola ad hoc con Forn. All'interno troverete, oltre ai prodotti che avete comprato, in omaggio anche una cartolina autografata personalmente da me. Non da me, voglio dire, da Toto. Io non sono Toto. Ci vediamo sotto l'albero. Albi. Sai cosa dobbiamo fare? Andiamo a fare questo percorso. Percorso riabilitativo Arboreto, vai. Doppiare da gobba a landing qua e salti fuori di là. Ma davvero ce la fai? So that was a fucking lie. Make something we can vibe to. Sounded like a real anthem. Charlie summer wallin' that she think a answer. Whoa, telling me she wanted me to hammer. Tryna get saved, baby. I am not the answer. No, I can never trick. Bless the bitch, she's my bitch with a kiss on my lips like I am not a pimp with a limp, I'm a man with a gift and I'm doing my shit like. In realtà, raga, Passi Panettoni ci stanno, secondo me, con delle piccole modifiche alle rampe. Sarebbero veramente top. Perché in questo momento sono tutti diversi. Il terzo è corto, poi il quarto è lungo. L'ultimo del ritorno a corto, una rampa è morbida, una incazzata, non c'è una progressione. Fortunatamente li hanno fatti in terra, magari. What more do you want from me? Io do il consiglio, se cambiassero un pochino le rampe, andrei anche a inghippare questo. Ah, la dimensione è lunghino. Veramente? Sì. Non mettere il gomito così un attimo. Ma va a cagare! La dimensione di sto drop, raga, è esattamente la dimensione del drop dove ho cartellato in flip a Cairns in Australia. No way! Oh! Bene, vado a casa, ciao! No, però vi dà l'idea, se venite qua a Vittoria, voi arrivate su questo drop, inizio a flipparlo. È minuscolo! Comunque, adesso test drop, 3-6 dal drop, da tutti e tre i drop. Ok. Secondo livello.
tentativo era alley, però mi sa che non ho capito come si fa. Andiamo a vedere la cosa che ci piace di più, il backlanding. Fino adesso l'abbiamo tirato avanti, ma nel nostro cuore, solo che non volevamo fare quelli che girano sempre sul backlanding, ma è così. Siamo sul backlanding. Buongiorno. Là, che rolina. Ma da seduto riesco a farlo. Boh, può essere. Ho paura! Oh, scivola, scivola! Adesso tutti gli esperti della Monza Pizza Gang. Siete voi. Io bastardi. Non sono esperto. Tutti gli esperti della Monza Pizza Gang faranno il salto medio da seduti. Medio, basta. Oh, vado, è il mio turno, è il mio turno. Bag, sul bag di Monza per riscaldamento è 3W. Lui dov'è 3W? Piace fare il figo, coglio! Seconda run? No, quegli occhi li riconosco. Se lo chiudi cosa gli facciamo fare? Oppo cash roll. Toto ha detto che se lui lo chiude tu devi fare oppo cash roll. Sasso. Oh, tutto nelle tue mani. Allora, non so se avete notato che questo bel airbag in questo momento è proprio bello bounce, ok? Non so perché al pazzo gli è venuto in mente che potevamo fare bounce cose. Qualcosa. Vediamo pazzo, vediamo. Mi ha convinto a provarlo. Se il pazzo, il sasso sta facendo un'altra cosa. Attenzione. Attenzione. No. Buona. È buona. No. Santa. No, oh shit. Ho recuperato tutte le mie energie vitali. No. Tutta la forza che avevo nel cuore. Nel aspetta, nei commenti. Dopo voglio tutti che insultate Simone Acci. Guarda, appena la tiri fuori. Sono entrato anch'io di lì. Ah sì. Uno al sasso, uno al pazzo e uno se lo tiene Toto. Gusti un po' all'alboreto. Questo è nuovo, non l'abbiamo mai assaggiato. Oh, che buono! Cioccolato bianco e mandorle. Mandorla. Assaggiare. Fa sentire? Buono questo, migliore. È migliore questo. E presente i plum cake. Codice faraone 15% di sconto. Si chiudeva questo drink. Lui doveva fare 7 corchi. 7 corchi il sasso? Sì. Uè, tu pazzo. Cos'è che guardi? L'illuminazione stai guardando. Ehi. Ehi. Lo vuoi fare? No. Sì? Mi sembra proprio di sì. Dialogo. E la madonna.
che in questo momento spererei di avere il mio nuovo cappellino Forn, che non ho ancora, ma voi adesso potete comprarlo, quindi mi raccomando, c'è il link in descrizione. Vittoria Park approvato, fighissimo, un nuovo park in Italia finalmente a livello, e soprattutto la cosa figa che è a mezz'ora da Monza. Adesso ci sono Monza Pizza, Vittoria Park vicini. Quando è uscita la notizia che dovevano costruire questo Vittoria Park, la gente mi diceva: Toto, ma non sei preoccupato che costruiscono il Vittoria Park perché è abbastanza vicino al Monza Pizza, alla fine siamo a mezz'ora e dopo, sai, dopo ti fa concorrenza. Ma ragazzi, ma vi pare? Lo sport è ancora talmente piccolo in Italia che non c'è questo problema, anzi meglio se si creano posti del genere, perché più si creano posti, più gente si avvicina allo sport e più cresce il movimento. Molto semplice. Quindi sono assolutamente contento che, anzi, Vittoria abbia fatto questo enorme investimento. Piccolo consiglio: ci sono delle piccole modifiche da fare in park per renderlo top. Se qualcuno ha la possibilità di fare queste modifiche, ci contatti, che noi diamo tranquillamente i nostri consigli per modificare quelle due o tre cose che secondo me lo renderebbero veramente top. Niente raga, fa freddo, adesso torniamo a casa, ci vediamo al prossimo video, bella. Mettiamoci sul cappellino del Babbo Natale. Perfetto. Oh, oh, Babbo Natale ha la voce bella profonda. Oh, oh, numero limitatissimo di te.